Buongiorno e benvenuti a questa conferenza stampa della dopo giunta di Regione Lombardia, una conferenza stampa che oggi si tiene a Palazzo Pirelli all'Auditorium Gaber, lo dico per chi ci sta seguendo dalla pagina Facebook di Lombardia Notizie Online. Come dicevo, si tratta di una conferenza stampa per illustrare alcuni provvedimenti importanti assunti oggi dalla giunta regionale. Ci sono con noi il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, la Vicepresidente e Assessore al Welfare, Letizia Moratti, l'Assessore alla Protezione Civile, Pietro Foroni, Guido Bertolaso, Coordinatore della vaccinazioni anti-Covid, campagna vaccinazione anti-Covid della Regione Lombardia, e Giovanni Pavesi, Direttore Generale dell'Assessorato al Welfare. Darei subito la parola alla Presidente Fontana per illustrare i provvedimenti assunti oggi. Grazie. Eccolo, grazie. Scusate, io sarò rapidissimo, soltanto per dirvi che oggi in giunta sono stati assunti questi due importanti provvedimenti che poi vi verranno presentati in modo più dettagliato. Il primo è quello relativo alla individuazione dei punti vaccinali, ma per la fase della vaccinazione massiva che noi ci auguriamo presto possa iniziare, non appena arriveranno i vaccini. L'augurio e l'auspicio è che ci sia un nuovo passo e che si possa andare verso un periodo nel quale non dovremo autolimitarci nella vaccinazione, ma potremo vaccinare in maniera veramente massiccia, anche perché, come voi tutti sapete, è l'unico sistema che abbiamo per contrastare questo maledetto virus. La seconda deliberazione si riferisce invece agli investimenti, agli importanti investimenti che faremo nei prossimi anni in materia sanitaria. 4 miliardi sono previsti per il periodo 2021-2028 e poi ci sono una serie di altri dettagli che si riferiscono all'adeguamento tecnologico, al miglioramento della qualità che vi verranno presentati con più dettagli. Grazie. Grazie al Presidente Fontana. Do ora la parola alla Vicepresidente e Assessore al Welfare Letizia Moratti, che illustrerà più dettagliatamente i provvedimenti anticipati dal Presidente. Grazie. Buongiorno a tutti, partiamo con l'illustrazione del procedimento della delibera che riguarda la programmazione dei centri massivi. È la delibera che segue la delibera che abbiamo preso settimana scorsa, quindi è un passo in più che facciamo per delineare il nostro modello, che è un modello misto, un modello fatto dalle strutture ospedaliere, pubbliche e private, dai medici di medicina generale, dalle farmacie, dalle RSA, quindi dal mondo della sanità e oltre a questo, con la delibera di oggi si aggiungono i centri massivi. Chiedo alla regia, magari se gentilmente la premessa è quella di lavorare in coerenza con le linee guida nazionali e di arrivare alla vaccinazione massiva per tutti i lombardi che hanno la necessità di essere vaccinati entro giugno di quest'anno, compatibilmente con l'arrivo dei vaccini. Abbiamo individuato, grazie, siamo andati avanti, abbiamo individuato il target della vaccinazione di massa, quindi evidenziando quella che è la vaccinazione nella prima fase, che è quella che riguarda il personale e gli operatori sanitari e gli ospiti di RSA. La fase 1 bis che riguarda la rete sanitaria extra ospedaliera, la rete territoriale, il sistema degli altri, delle professioni sanitarie, la fase 1 ter che riguarda gli ultraottantenni, per arrivare poi a quella che appunto definiamo la vaccinazione di massa, che è quella relativa a 6 milioni e 6 di lombardi vaccinati. Grazie.
Abbiamo indicato qual è il dettaglio suddiviso per ATS, quindi con ovviamente l'ATS di Milano che avrà più di 2 milioni, scusate, di vaccinazioni, a seguire l'ATS Brianza in Subria e via via. Abbiamo definito la capacità vaccinale dei centri di massa in ogni ATS. Abbiamo definito che per terminare la campagna entro il mese di giugno è necessario garantire un picco di 170.000 vaccinazioni al giorno e abbiamo suddiviso, slide successiva, abbiamo suddiviso per le diverse ATS la capacità di vaccini giorno che appunto vedete attestarsi nel picco a 170.000 al giorno. Abbiamo individuato a regime, indicativamente, un numero di centri vaccinali massivi che garantiranno una capacità pari a circa 140.000 somministrazioni al giorno e alla capacità dei centri massivi si aggiungono circa 30.000 somministrazioni al giorno garantite dalle strutture sanitarie private, quindi dagli ospedali, dagli ambulatori, dal canale distribuito, quindi medici di medicina generale, farmacie, somministrazioni domiciliari, aziende, RSA, che non vedo non inserito, ma c'è anche quella, quindi le diverse, il modello che abbiamo utilizzato fino adesso. Avanti, grazie. Abbiamo individuato l'elenco dei punti vaccinali massivi che si aggiungono agli SPOC che attualmente abbiamo, quindi noi abbiamo gli hub e abbiamo gli SPOC. Gli SPOC sono circa 600, quindi si aggiungono agli SPOC. Quindi è un modello, ripeto, misto quello che abbiamo. Abbiamo indicato l'elenco dei punti vaccinali massivi che sono stati individuati dal dottor Bertolaso unitamente alle ATS e con la collaborazione dei comuni che ci sono molto vicini e con i quali stiamo collaborando veramente in maniera molto molto positiva. Io non mi soffermo, quindi se volete magari far girare le slide per cortesia. Quindi abbiamo anche indicato nella delibera che è facoltà poi del direttore generale, ovviamente con il commissario, col dottor Bertolaso, individuare eventualmente altri punti vaccinali massivi, quindi per avere una flessibilità che ci consenta di non andare in giunta per ogni se dovessero aggiungersi punti vaccinali massivi. Abbiamo per la vaccinazione massiva, abbiamo voluto potenziare i sistemi di adesione e di prenotazione con Poste Italiane, quindi abbiamo ricevuto una proposta di Poste Italiane che gratuitamente ci mette a disposizione la sua piattaforma. È una piattaforma della quale abbiamo la disponibilità immediata, gratuita, è consolidata ed è messa in esercizio anche in altre regioni. Ha un accesso per i cittadini da tutti i punti offerti da Poste Italiane, quindi dal portale, dal call center, dai centri postali e dai postini. Quindi questo significa anche poter andare nelle zone meno, come dire, meno zone di montagna o le zone che sono lontane dal centro. E poter dare a disposizione dei cittadini una gamma più ampia di possibilità di prenotazione, scegliendo anche, dando ai cittadini diverse opzioni di date. Quindi anche questo, ci sembra facilitare l'accesso da parte dei cittadini, avendo quattro date disponibili. Quindi, questi sono diciamo, questa è la delibera che abbiamo passato oggi in giunta. Nella delibera è anche scritto che prevediamo anche dei piccoli centri mobili che possono anche questi essere utilizzati per esempio per sostenere il tema del domicilio o anche per avere anche una maggiore collaborazione con le farmacie. Prevedendo che devono prevedere ovviamente un medico che supervisiona il processo vaccinale. Quindi ci stiamo attrezzando per avere
una gamma che è la più ampia possibile, la più vasta possibile, per arrivare davvero ad avere tutti vaccinati, quelli che ne hanno diritto, entro il giugno del 2021, ripeto, compatibilmente con l'arrivo dei vaccini. Io mi fermerei qui, farei forse la delibera, quella sugli investimenti dopo, perché vorrei che fosse il dottor Bertolaso adesso a illustrare più nel dettaglio le nostre politiche. Sì, prima del dottor Bertolaso darei la parola all'assessore Pietro Foroni, assessore alla protezione civile, in quanto la protezione civile è assoluta protagonista anche di questo piano. Quindi la parola all'assessore Foroni e poi al dottor Bertolaso. Grazie. Ok, no, ma io inizierei con quello che già c'è, nel senso che io lunedì ho visionato, andando a portare i miei saluti, i volontari della Protezione Civile coinvolti, e sono veramente tanti, ho visionato quattro centri vaccinali diversi, quello di Esine, Iseo, Chiuduno e Spirano. Lì dove ci sono tanti volontari di protezione civile impegnati e che lavorano su turni, e questo vorrei sottolinearlo, visto che si parla di volontariato e che hanno una funzione spesso fondamentale a livello logistico e a livello organizzativo. Ci sono ragazzi, uomini e donne che hanno il turno lavorativo, finiscono il turno lavorativo, non vanno a casa, ma vanno nei centri vaccinali ad aiutare, e si va dall'accoglienza delle persone, ad aiutare la predisposizione delle varie situazioni, ad aiutare le persone, soprattutto anziane, che devono compilare i moduli all'entrata. Quindi io non posso che spendere un sentito e grandissimo ringraziamento per i volontari che sono attualmente impegnati, che attualmente sono attivati. Così come devo dire che, l'ho riferito stamattina in giunta, ho trovato in questi quattro hub una situazione di grandissima passione, dedizione, una bellissima organizzazione che penso che debba rendere onore a tutto il sistema e a tutta la popolazione. Persone motivate, un ambiente organizzato, un ambiente in ordine, compiti e dettagli ben definiti. E molto spesso ci si sofferma sulle cose che non vanno, si vanno a vedere esempi di centri vaccinali all'estero. Anche devo dire che da questo punto di vista certamente delle situazioni di difficoltà ci sono state, perché non è pensabile che tutto funzioni alla perfezione davanti ad un meccanismo unico nella storia e così complicato, ma ci sono esempi di grande virtuosità. E la grande potenzialità che io riscontro e che si riscontra anche in questa delibera, come il vicepresidente ha ben illustrato, ancora una volta io ci tengo a rimarcarlo, è la grande elasticità del piano che è stato studiato. Una elasticità pronta a conformarsi alle esigenze che dovessero emergere dai territori, pronti a conformarsi alle diverse situazioni che dovessero emergere. Quindi una situazione che oggi viaggia su questo numero di vaccini, ma che è pronta a quello che noi ci auguriamo, all'arrivo di un numero massiccio più importante e determinante di vaccini, con la previsione di centri vaccinali, come è stato detto, di massa, che non significa che saranno gli unici sul territorio, ma saranno quelli al momento individuati con determinati numeri, con determinate potenzialità, alle quali si affiancheranno centri vaccinali minori, più piccoli, in relazione alle singole esigenze territoriali della Lombardia, perché ricordo sempre che la Lombardia è grande, grandissima e molto varia nelle sue articolazioni, e quel meccanismo di elasticità in base al quale questa situazione di centri vaccinali di massa non è un numero chiuso, ma un numero che può cambiare, può aumentare in relazione alle singole esigenze con un meccanismo molto, molto snello. Quindi una grande elasticità che fa parte anche di un'ottica di visione di protezione civile, di adattamento ai territori, e penso che questo sia una grande potenzialità che nelle prossime settimane, con l'arrivo dei vaccini, permetterà
il più possibile una distribuzione organizzata e ottimale. Ritengo, e chiudo, ripeto, il mio ringraziamento a tutti i volontari di protezione civile che stanno pur nelle difficoltà, stanno dando una mano da chi, ripeto, sta aiutando le persone più anziane a compilare i moduli e a chi sistema le varie sale, le varie situazioni, li adatta, quindi un supporto logistico, ai volontari della protezione civile che ieri hanno accompagnato i medici in quei luoghi che sono al momento isolati a causa della frana nella provincia di Bergamo a Tavernola. Quindi voglio dire, ricordo sempre la ricchezza e la potenzialità dei volontari di protezione civile, del sistema di protezione civile, come degli altri volontari anche del sistema dei soccorritori che stanno interagendo molto, e penso che questo mix, a me piace vedere le cose positive, che non significa non vedere i problemi, significa vedere i problemi ma vedere anche le cose positive, questo è il giusto mix per dare quella organizzazione il più possibile ottimale a questo sistema. Grazie. Grazie all'assessore Foroni. Chiamerei ora a intervenire Guido Bertolaso, che è il coordinatore della campagna per le vaccinazioni anti-Covid in Lombardia. Grazie. Avrei molti motivi per essere avvilito e anche frustrato oggi. Abbiamo delle statistiche dell'andamento epidemiologico in questa regione estremamente preoccupanti. Abbiamo già ormai un paio di province che di fatto sono in zona rossa a tutti gli effetti. Abbiamo anche tutte le rianimazioni, che sapete sono molte, sono piene di casi appunto di Covid. Abbiamo anche l'ospedale in Fiera che ha 57 ricoverati in rianimazione. Il secondo dietro all'ospedale in Fiera è l'ospedale di Brescia che ne ha 30. Insomma, ci sono delle statistiche molto pesanti. E poi abbiamo il problema delle prenotazioni, delle convocazioni, soprattutto degli over 80, che continua il sistema a funzionare male, a creare equivoci, ritardi. Ho ricevuto stamattina, fra le tante proteste, una mail di una signora Francesca, che mi dice: stamattina trovo un sms arrivato ieri sera alle 23:25 con orario e luogo di dove portare la mia mamma oggi alle 14 a vaccinare. Mi pare che questo, no, dica come siamo messi, quelle che sono le difficoltà. Ci sono tanti aspetti positivi, li abbiamo anche sentiti dall'assessore, tante cose che funzionano, tanta gente che scrive e ringrazia, ma a me basta una mail di questo genere per rovinarmi completamente la giornata. E sappiamo che non è una mail unica. Vi sono stati dei centri vaccinali ieri e oggi che stanno conoscendo difficoltà e ritardi negli accessi. Ci sono degli anziani che invece di essere mandati a vaccinarsi vicino casa sono stati mandati a 30-40 km di distanza e magari sono passati davanti a un centro vaccinale e sono dovuti andare oltre. Quindi i motivi ce ne sono tanti. Poi ovviamente c'è chi si richiama ad alcune mie affermazioni molto chiare e che non avevano modo di essere equivocate, per dire che i disabili in questo territorio vengono penalizzati, senza andare a vedere le statistiche e vedere che nelle RSD praticamente abbiamo vaccinato tutti i disabili, che l'assessore Moratti ha fatto diverse riunioni per capire come meglio affrontare il problema, che abbiamo addirittura mandato ieri un elicottero a vaccinare la gente che non si poteva spostare a causa di una frana che minaccia, fra l'altro, un territorio e un lago abbastanza importante. Va bene, ci sta tutto. Però quello che veramente mi ha addolorato come cittadino, ma soprattutto come medico, è un comunicato stampa di una serie di diverse organizzazioni che sembra voler rappresentare quelli che sono i miei colleghi più giovani, i medici che stanno facendo la scuola di specializzazione nelle diverse branche della più nobile, più importante scienza e attività che possa
riguardare il genere umano. Si sono molto arrabbiati con me, perché l'altra sera ho detto che, essendoci una norma della legge finanziaria che prevede che tutti gli specializzandi d'Italia, non della Lombardia, siano chiamati a vaccinare per un mese i propri concittadini, io ho detto, bene, stiamo facendo di tutto per cercare di aiutarli, di venire incontro ai loro problemi, alle loro esigenze, stiamo cercando di mettere in piedi meccanismi anche di compensazione pure economica. L'assessore Moratti ha parlato con il precedente ministro della ricerca scientifica e ancora di più con il ministro attuale della ricerca scientifica e dell'università per spiegare che c'è un emendamento che abbiamo presentato noi dalla Lombardia per venire incontro a questi colleghi giovani che dicono è un anno che stiamo facendo attività diverse dall'attività di formazione. È un anno che gli italiani hanno una vita diversa dalla vita che avevano prima. E loro hanno scelto di fare medicina secondo quello che è un codice deontologico, che dovrebbe essere il loro mantra, il loro punto di riferimento, il loro comandamento principale. E quindi ci sta bene, ci sta che attacchino Bertolaso e che dicano che loro non sono, non possono essere sfruttati e tante altre cose. Non ci sta. Innanzitutto non rettifico niente, anzi lo confermo ancora di più e ve lo dirò. Ma non ci sta che i medici dicano che spacciare l'attività di vaccinazione come attività formativa è denigrante. Di fronte ad un'affermazione del genere, io mi domando quale futuro possa avere questo paese. Se questi sono i nostri giovani colleghi, io credo che ci sia veramente da preoccuparsi e da temere per quello che riguarda il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti. Oggi scriverò al prefetto di Milano e gli chiederò di richiedere per la seconda volta l'elenco degli specializzandi che lavorano, studiano e lavorano in Lombardia. Perché la prima volta che abbiamo chiesto questi elenchi ci ha risposto un solo rettore. E già questo è singolare. Abbiamo fatto un bando per chiedere chi volesse volontariamente aderire a questa attività di vaccinazione e le risposte sono state, le contiamo sulle dita di una mano. E quindi io credo che sia inevitabile andare avanti secondo quello che prevede la legge, non lo prevede Bertolaso, lo prevede la legge. Innanzitutto andare a definire e a verificare se non vi siano omissioni da parte di chi ci deve trasmettere questi elenchi. E secondo, una volta acquisiti gli elenchi, provvedere a quelle che sono le attività di competenza dei rappresentanti dello Stato in questa regione, anche in armonia con la sentenza della Corte Costituzionale. Non abbiamo ancora la sentenza, ma abbiamo comunicato stampa, che dice che la pandemia di Covid è un problema di profilassi internazionale. E quindi è compito dello Stato, in primis, intervenire. E di quelli appunto che hanno scelto di svolgere la professione più bella, più nobile, più importante del mondo. Mi basterebbe fare un appello a tutti i colleghi della mia età, che sono in pensione, a tutti quelli che hanno lavorato in Africa, nei paesi in via di sviluppo come medici. E il numero di medici che vedrete adesso che ci servirebbe, lo troviamo subito. Ma non sarebbe giusto. Perché vaccinare per un medico è la cosa più importante e più nobile che possa fare. Può darsi che sbaglio, può darsi che sono vecchio, che sono antiquato. Ho vissuto e sono cresciuto secondo la frase di un presidente degli Stati Uniti che è stato assassinato e che tutti forse conoscete, i più giovani forse no. Quella che tu non ti devi mai chiedere cosa il paese possa fare per te, ma sei te che ti devi chiedere cosa devi fare per il tuo paese. E se c'è un momento della nostra vita in cui questa frase sia decisiva, e il momento è questo. Perché con i numeri che vi ho detto, l'avete vista tutti, le diapositive, i diagrammi del crollo delle ospedalizzazioni e dei ricoveri in terapia intensiva
fra gli anziani che stanno nell'RSA che sono stati vaccinati e del crollo anche fra i medici che sono stati vaccinati. E quindi è la prova provata che solo vaccinando risolviamo questa emergenza, non andando a fare comunicati stampa, proteste o pretendendo di fare la propria attività formativa in qualche altro settore. Queste sono le capacità vaccinali che noi abbiamo identificato per la vaccinazione massiva. L'assessore vi ha già detto che vogliamo vaccinare oltre 160.000 persone al giorno nei momenti topici e in ogni ATS della Lombardia abbiamo indicato i numeri per vaccinazioni al giorno, 55.000 ovviamente a Milano e poi via via a calare fino a Pavia per arrivare al totale di 160. Andiamo avanti rapidamente, molte cose l'ha già detto la vicepresidente e quindi abbiamo immaginato com'è l'organizzazione di ogni linea vaccinale. Avanti. Avete visto già questa diapositiva per Milano con quelle che sono le varie strutture, quelle della Valpadana, i centri più importanti, in Subria, andiamo avanti, Bergamo, Brescia, quella TS della Montagna, Monza e Brianza e Pavia. E questo è il diagramma, no? Abbiamo calcolato grosso modo, insomma, sulle 150.000 inoculazioni al giorno e come vedete vi sono anche le indicazioni di quella che è la possibilità di vaccinazione per ognuna di queste ATS, quanti sono i centri massivi in blu, il target delle vaccinazioni in verde, alcune sono anche in esubero, Brianza e Milano sono apparentemente in deficit perché quelle parti che non sono coperte dalla sanità pubblica saranno coperte dalla sanità privata, con la quale l'assessore e il direttore generale Pavesi hanno già concordato le procedure e dove fra l'altro si comincerà a vaccinare anche gli insegnanti a partire dalla prossima settimana. Insegnanti che già stanno protestando perché hanno dovuto accedere stamattina al portale, hanno qualche problema, qualcuno viene respinto. Peccato che gli elenchi degli insegnanti ce li avessi dovuti fornire il Ministero della Pubblica Istruzione. E quindi non sono elenchi perfetti e da quegli elenchi mancano anche una serie di scuole, le paritarie, gli asili nido, che non siamo noi che dobbiamo avere nei vari documenti, ma ci devono essere forniti dalle varie istituzioni, anche i comuni. Ho letto un altro titolo, gli insegnanti degli asili nido e delle materne sono esclusi. Ma chi l'ha detto? Se non ci date gli elementi, se non ci date gli elenchi degli insegnanti, è ovvio che diventa difficile andare a vaccinare chi non conosciamo. E il portale è organizzato in modo che tu devi essere già registrato nell'elenco degli insegnanti per poter essere accettato. Può darsi che sia sbagliato. Infatti avete visto che comunque per la vaccinazione massiva immaginiamo di agire in modo diverso rispetto a quello che siamo costretti a fare in questa fase. E avanti. Questa è la sintesi quindi della campagna massiva che noi ci prepariamo ad affrontare a partire dalla metà di marzo, dovremmo essere più o meno pronti, e a fine marzo, se arrivano i vaccini, anche cominciare a fare questa operazione di vera e propria protezione civile e di emergenza. I centri variano a seconda, appunto, come vi ha detto Letizia Moratti, a seconda di quelle che saranno poi le disponibilità, le necessità reali. Anche le linee vaccinali, che sono comunque più di un migliaio, varieranno. Capacità di vaccinazione, vedete, 140.000, alle quali dovete aggiungere quelle che faranno il settore privato. Metri quadri, siamo su 130.000 metri quadri complessivi, probabilmente arriveremo anche di più, di spazi dove ci saranno appunto queste vaccinazioni, 2.000 e passa medici. E altrettanti infermieri e 2.500 di personale amministrativo che troveremo fra le varie amministrazioni. Sugli infermieri sono stati aperti diversi bandi in modo da vedere quanti saranno disponibili a lavorare. Adesso me lo date, ho finito, mi sto per salutare. E per i medici, appunto, vi sono diverse opzioni, una delle quali
bellissima mi sembrava quella appunto di coinvolgere gli specializzandi. Vedremo come andrà a finire. Io non voglio fare il muro contro muro per principio, ma credo che dopo averle provate tutte e aver percorso tutte le strade, poi a un certo punto bisogna fare in modo che la legge venga rispettata oppure che la legge venga modificata. Vedremo quelle che saranno le decisioni finali. Grazie. Sì. Se il dottor Bertolato è d'accordo, prima di ridare la parola alla vicepresidente Moratta per l'altra delibera, se ci sono delle domande specifiche che riguardano il dottor Bertolaso, le facciamo subito, se no lo liberiamo e si accomoda. Sì, perché io devo andare a Varese e a Como, perché ieri ho parlato con tutti i sindaci della provincia di Brescia, in teleconferenza ovviamente, gli ho dato tutte le informazioni. Adesso vado a Varese e dalla TS in Subria, dalla sede, ci colleghiamo con tutti i sindaci della provincia di Varese e della provincia di Como, per ragionare appunto su quelli che sono i problemi, le attività, le organizzazioni e tutto il resto. Quindi se vi presentate fate le domande al dottor Bertolaso, grazie. Dottor Bertolaso, sono Andrea Montanari di Repubblica. Due rapidissime domande sulle cose che lei ha detto. Primo, lei non ha usato il termine, ma intendeva precettazione, quella che dovrebbe fare il prefetto sulla questione degli specializzandi per applicare la legge? Mi pare, sì. Una legge dice... Tutti gli specializzanti sono chiamati a prestare un mese della loro attività a fare le vaccinazioni, no? Non è facoltativo. No, certo. Ho controllato con l'Avvocatura Generale dello Stato. Perfetto. È un obbligo. E quindi l'obbligo, se uno non intende rispettarlo spontaneamente, e lo rispetta sulla base delle decisioni dello Stato. Certo. Ecco, la seconda invece, lei giustamente ci ha ricordato i dati molto preoccupanti che ci sono, che vediamo tutti i giorni. Due province, lo diceva lei, praticamente già in zona rossa, e poi una situazione di varianti che ha lo sviluppo che stiamo vedendo. Secondo lei la Lombardia si sta avvicinando a una zona rossa o perlomeno a una zona arancione rafforzato generale o no? A me sembra che sia tutta Italia, tranne la Sardegna, che si sta rapidamente a passi lunghi avvicinando a questa situazione. È ovvio che la Lombardia, essendo la regione cardine di questo paese e avendo vissuto quello che ha vissuto nel corso del passato anno, è più vulnerabile rispetto ad altre regioni. Ma personalmente, voglio dire chiaramente, non sono più preoccupato per la Lombardia rispetto ad altre regioni dove fra l'altro ho anche prestato la mia opera da volontario nel corso dei mesi passati. È fuori discussione che bisogna vaccinare, questo è il punto. E questo l'ho detto anche ai miei colleghi, i neo nominati, il terzetto straordinario che da Roma adesso ci deve aiutare, governare e guidare in questa grandissima sfida. No? Quindi adesso c'è il passaggio di consegne, ma loro stanno già lavorando a ventre a terra, perché non possiamo perdere tempo in passaggi di consegne, firme di carte, eccetera. Qui bisogna andare a correre, bisogna poi affrontare tutta una serie di problematiche che sono già state sollevate un po' ormai da tutti, no? Una sola dose per cercare di fermare questa incidenza che cresce dell'epidemia, oppure l'utilizzo di farmaci, di vaccini che sono in fase di registrazione, accelerare anche questa procedura. Insomma, si può fare molto di più rispetto a quello che già stiamo facendo per dare uno scossone a questa situazione. Oggi abbiamo le pallottole, no? Che sono i vaccini. Quindi bisogna andare a Bruxelles, bisogna battere i pugni sul tavolo, bisogna imporsi, bisogna vedere quanti vaccini hanno dato alle altre nazioni. Insomma, ci vuole una forte attività, ci vuole anche un po' di aggressività positiva nei confronti delle istituzioni internazionali e di quelli che producono i vaccini. Capire perché questi vaccini vanno a Dubai invece che venire in Europa. Insomma, c'è da fare un grosso lavoro sul quale credo che siano tutti impegnati a livello di governo nuovo. Vedo ancora due domande veloci. Ambrosino di Sky, prego. Volevamo sapere se c'è una data di partenza dei fragili o comunque delle persone. C'è una data, diciamo, certe in cui partiranno? Quando ci daranno certezza sulla fornitura dei vaccini faremo anche questo. Avete visto nella delibera che è già stata pubblicata della settimana scorsa, c'è tutto un paragrafo dedicato al problema di intervento sulle categorie fragili, soprattutto su persone affette da patologie di vario genere.
con l'Università della Bicocca, insieme all'Osservatorio Epidemiologico e alla struttura di prevenzione della Regione, c'è già un lavoro fatto di identificazione di queste categorie. Nel corso del fine settimana lavoreremo, perché abbiamo tutti i dati, e poi incominceremo a fare una pianificazione di vaccinare. Sicuramente entro questo mese cominceremo a vaccinare anche loro. Un'ultima domanda per il dottor Bertolaso, prego. Sì, salve dottor Bertolaso. Le chiedevo una cosa, invece tornavo relativamente al discorso degli specializzandi e al discorso del personale vaccinatore. Uno, cambierà qualcosa col nuovo commissario rispetto alla call commissariale che, diciamo, ha mandato, almeno stando alle dichiarazioni poi della Regione, non tantissimo personale impiegato 5 giorni su 7, con insomma una serie di limitazioni? E la seconda cosa è un po' provocatoria: è appena stato stretto un accordo con le università, cioè gli stessi rettori, dei quali solo uno ha mandato l'elenco degli specializzandi, perché loro ottengano il vaccino AstraZeneca a patto, diciamo, di provvedere da sole le somministrazioni. Non si potevano in qualche modo stipulare un accordo un po' più stringente, che, diciamo, avesse un coinvolgimento, per esempio, nelle vaccinazioni degli altri insegnanti per gli atenei, visto che sono in grado di vaccinare da soli il proprio personale? Si poteva fare di tutto e di più, ma quando lei si trova in situazioni appunto di emergenza, con quelli che sono i dati, le statistiche e la diffusione dei vari colori, poi bisogna fare delle scelte prioritarie. D'altra parte, lei fa le riunioni con i rettori o con i presidi, decide certe procedure, dopodiché vede che dopo una settimana non è successo niente, dopo 2 settimane non è successo niente, allora poi deve passare a metodologie diverse. Per quello che riguarda i medici della struttura commissariale, già era molto strano che i contratti con questi medici, che vengono inviati a lavorare nelle diverse province, in questo caso della Lombardia, venissero stipulati a Roma attraverso anche tutta una serie di agenzie interinali, delle quali non si è capita la ragione, sorvoliamo sui costi e su tutto il resto. Ma è stata la prima cosa che ho già scritto oggi giù a Roma, dicendo: per favore, volete firmare i contratti? Firmateli voi, ma dateci a noi che siamo sul territorio, come si dice in gergo, ampia facoltà di impiego di questi medici. Perché se tu prendi un medico, lo assegni alla ASST di Brescia, che deve lavorare dentro quel determinato ospedale e deve fare quelle 36 ore alla settimana e basta, a me mica è un problema, perché se io ho bisogno invece di mettere tutti questi medici a Milano, in alcuni ospedali di Milano, perché sono quelli più scoperti, non posso prenderli e spostarli, come invece potrei, no? Perché io ho aderito ad un piano straordinario di assunzione per la lotta al Covid, non ho aderito al concorso per andare a fare l'assistente presso l'ospedale civile di Brescia. Non so se sono stato chiaro. Quindi ci vuole quella flessibilità che fino ad oggi è mancata, ma che oggi sicuramente cambierà con, appunto, con i nuovi vertici e la nuova organizzazione. Grazie. Grazie, grazie dottor Bertolaso. Prima di chiudere chiamerei la vicepresidente Moratti per... mi dicono il dottor Pavesi? Quindi il dottor Pavesi, direttore generale dell'assessorato al welfare, per illustrare l'altro provvedimento assunto oggi dalla giunta regionale. Grazie. Buongiorno. Allora, per concludere sulla delibera sulle piani vaccinali, soprattutto è stato anticipato dal dottor Bertolaso alcuni punti che probabilmente siete stati anche voi sollecitati. Allora, il tema, io vado alla mano perché sono le cose che dopo voi sentite più spesso dalla gente, eccetera. Allora, la prima: noi partiamo la settimana prossima con gli insegnanti. Abbiamo fatto un accordo con le strutture private che ci garantiscono un ampliamento dell'offerta vaccinale, quindi insistiamo, incominciamo a inserire nuove categorie da vaccinare senza compromettere l'attività che stiamo svolgendo. Quindi non sono ambulatori che sostituiscono altri, sono offerta aggiuntiva che vedrete ogni giorno abbiamo l'intenzione di far crescere. E abbiamo inserito per primi tutti gli elenchi che ci aveva dato il Ministero. Sono elenchi completi del codice fiscale, che è quello
che serve per essere caricati sul portale di Arial. Stiamo caricando, perché li stiamo recuperando adesso, gli elenchi degli operatori delle scuole paritarie. Quindi non esiste una forma di discriminazione o di scelta da parte di questa regione, c'è una vaccinazione che comprende tutta la platea degli operatori, quindi insegnanti, anche gli ATA, i collaboratori tecnici delle scuole. Aggiungo che invece abbiamo già concluso, erano numeri inferiori, ma anche quelli sono nella platea dei vaccinati, il numero degli operatori degli asili nidi, quindi anche l'età 0-3 viene coperta. Seconda osservazione che sicuramente qualcuno vi sta facendo, ma l'insegnante che è residente fuori regione non riesce. Allora, il sistema di Aria prevedeva effettivamente che i dati per prenotarsi, per aderire alla vaccinazione e dopo ricevere l'SMS di chiamata, prevedessero il codice fiscale, il domicilio o la residenza e le ultime lettere della TEA, della tessera sanitaria elettronica. Noi penso siamo la prima regione che prende la decisione, coraggiosa secondo me, di evitare l'inserimento della tessera sanitaria elettronica. Quindi questi insegnanti che qualcuno già questa mattina ha provato a dare l'adesione e non riuscito a entrare perché magari ha la residenza fuori di questa regione, lo può fare tranquillamente. Adesso non l'ho ancora firmata, proprio questione di ore, ma ore ancora meno, mandiamo una circolare direttamente alla direttrice di tutte le scuole statali della regione, perché venga puntualizzato questo fatto. Anche l'insegnante che è residente con assistenza sanitaria fuori da questa regione, ma presta servizio in questa regione, aderisce e entra nel piano vaccinale. Stiamo vaccinando, mi pare bene, nel senso che sta andando tutto velocemente, tutta l'area universitaria. Anche questo è stato oggetto di polemiche, di osservazioni. Anche qua il ragionamento è molto semplice e lo vedrete nei prossimi giorni, ha detto bene il dottor Bortolaso, perché stiamo crescendo nei numeri e nell'offerta. Erano pronti in autonomia a vaccinare, erano ricompresi assolutamente nell'ambito dell'istruzione e quindi nell'ambito che il Ministero ha indicato tra le categorie da vaccinare, e quindi noi gli abbiamo fornito i vaccini e sono partiti. Vi anticipo che stessa operazione tra qualche giorno parte anche con gli istituti di pena, con le carceri, gli istituti circondariali. Abbiamo presenza di personale nostro, perché sapete che la sanità penitenziaria è in carico a noi e non al Ministero della Giustizia. Abbiamo il nostro medico, il nostro ambulatorio, abbiamo gli elenchi di chi deve essere vaccinato e quindi partiremo tra qualche giorno anche con gli istituti penitenziari. E altre osservazioni di carattere operativo, che sono quelle che penso vi interessano più, mi pare ci sono tutte, lo sapete, l'ha detto bene Bertolase, abbiamo avuto qualche criticità nelle presentazioni che speriamo di risolvere anche probabilmente cambiando piattaforma su cui fare la prenotazione. Questo pomeriggio abbiamo un incontro con Federpharma per ingaggiare in maniera formale e definitiva anche la rete delle farmacie. Probabilmente la rete delle farmacie entra in partita quando avremo il farmaco Johnson & Johnson, che è un farmaco monodose che è in fase di approvazione. Quello ci consente anche al farmacista una somministrazione più semplice, più veloce, non dover rifissare il richiamo. E lì faremo una cosa, non ve l'anticipo, molto innovativa, perché sapete che il problema delle farmacie è la sorveglianza del medico, ma stiamo studiando un accordo con Areu per garantire che le cose, come sempre, devono avvenire in questa regione, vengano fatte in estrema sicurezza per il nostro cittadino. E devo ringraziare tutta l'ospedalità privata, ci sta concedendo di poter aumentare i numeri dalla settimana prossima, perché ci sono nuovi ambulatori, lo dicevo prima, per un accordo che formalizzeremo con i privati, ma che è già di fatto operativo. Da ultimo stiamo studiando con l'assessore un accordo con l'area tutta del mondo produttivo. È una cosa molto importante, coinvolge ovviamente Regione Lombardia, coinvolge Confindustria, Confabi, cioè tutta la parte datoriale, e il terzo
non incomodo, ma operatore che stiamo coinvolgendo, è il medico competente, è il medico competente di azienda. I numeri sono molto importanti e ci consentirebbero anche di avere un accesso e una velocità organizzativa che probabilmente nelle grandi strutture non siamo ancora in grado di garantire. Quindi, come vedete, stiamo mettendo appunto la macchina. Mi sembra che le cose che abbiamo fatto in un modo vanno nell'indirizzo che avevamo anticipato, cioè di portare il più velocemente possibile la vaccinazione alla gente. Non ci piace la piccola polemica perché prima questo che quell'altro. Quando aggrediamo un'area o una categoria di operatori, credetemi, la aggrediamo in maniera assolutamente uniforme ed equanime. Basta, se non ci sono... Prego. Grazie dunque al dottor Pavesi. Ridarei, come dicevamo prima, la parola alla vicepresidente e assessore welfare Letizia Moratti per l'illustrazione di un altro provvedimento molto importante avvenuto oggi in giunta. Grazie. Allora, il provvedimento che illustriamo adesso riguarda la politica degli investimenti. Riguarda la politica degli investimenti per gli anni 2021-2028. Abbiamo identificato tre assi rispetto a alla politica degli investimenti. Grazie, se mi mandate le slide, mi fate una cortesia. Grazie. Allora, assistenza territoriale, transizione ambientale e tecnologie innovative di diagnosi e di cura. Le risorse programmate sono 4 miliardi, di cui 1 miliardo 350 a valere sul programma pluriennale degli investimenti in sanità, 1 miliardo e 6 di risorse sono le risorse autonome della Regione, sempre per il periodo 2021-2028, e 1 miliardo e 100 di risorse sul piano nazionale di ricerca e di resilienza. Queste sono da confermare da parte di questo governo, perché era un accordo che era stato fatto col governo precedente e quindi su questa parte siamo in attesa di conferma. Riguardo ai tre assi, le risorse per l'assistenza territoriale sono 700 milioni. Sono 700 milioni per realizzare un centro di accesso ai servizi sanitari e sociosanitari per ogni distretto, quindi per ogni 100.000 abitanti. Li vediamo come dei luoghi riconoscibili dai cittadini e dedicati alla prevenzione, all'integrazione sociosanitaria, al dialogo tra i medici di medicina generale e gli specialisti. Quindi una diciamo anticipazione di quella che sarà un punto che verrà elaborato poi nella riforma della legge 23. Sempre in tema di assistenza territoriale, infrastrutture per la sanità condivisa, quindi per la telemedicina, per il teleconsulto, per la televisita, per 80 milioni. L'obiettivo di questa, diciamo, di questi investimenti è quello di avere degli strumenti che possono facilitare l'accesso alle cure da parte dei cittadini e agevolare il dialogo tra i professionisti, quindi tra i medici di medicina generale, gli specialisti ambulatoriali e l'equipe multidisciplinare. Quindi ovviamente questi investimenti hanno come obiettivo la diminuzione delle liste di attesa. Per quanto riguarda la transizione ambientale, abbiamo un potenziamento e miglioramento della rete ospedaliera sia per ragioni tecniche che per ragioni sanitarie, quindi con il nuovo ospedale di Cremona, il padiglione satellite di Brescia, la riorganizzazione della Valtellina. Abbiamo previsto interventi diffusi per la transizione ambientale per 250 milioni, quindi stiamo lavorando in accordo con il GSE, che è il gestore dei servizi elettrici, con un accordo molto interessante per l'individuazione di modelli innovativi, anche modelli innovativi di ospedale a impatto zero. Abbiamo previsto nuovi ospedali con criteri di sostenibilità per 800 milioni, quindi
i nuovi Santi Paolo e Carlo a Milano e il nuovo Augusto Gallarate. Per quanto riguarda le tecnologie innovative, abbiamo risorse per il potenziamento tecnologico delle apparecchiature di diagnosi e di cura ad alta tecnologia, quindi dalle risonanze alle TAC, gli acceleratori, mammografi, le PET, le tecnologie robotiche per 170 milioni, il potenziamento tecnologico delle apparecchiature di diagnosi e cura bassa e media tecnologia per 80 milioni. E anche qui l'obiettivo è di migliorare la diagnosi e aumentare l'efficienza di erogazione delle prestazioni. Quindi anche questo ha come obiettivo quello di far diminuire le liste d'attesa. Abbiamo ulteriori azioni che sono legate all'incremento della sicurezza degli ospedali, quindi prevenzione antincendi, sismica, barriere architettoniche, sicurezza dei lavoratori per 500 milioni, mantenimento del patrimonio strutturale sanitario esistente e sviluppo di nuove di quello tecnologico per 370 milioni e ulteriori interventi a seguito di una puntuale ricognizione delle esigenze sul territorio per altri 350 milioni. Questi sono gli investimenti a budget 2021-2028. Abbiamo poi passato un'altra delibera che riguarda l'utilizzo delle risorse disponibili anno 2021. Sono 150 milioni allocati che ci hanno consentito di definire una cornice programmatoria per la presentazione di istanze da parte degli ospedali pubblici. Nell'ambito di questa delibera abbiamo identificato i criteri, quindi sono progetti integrativi al piano di potenziamento delle terapie intensive e subintensive e semi-intensive, progetti strategici in continuità con gli investimenti pregressi, quindi per esempio la centrale unica di soccorso Areu, il nuovo Antinoni Rossini presso Niguarda, l'integrazione e il completamento di opere previste dagli accordi di programma, quindi come per esempio Città della Salute e San Gerardo, piani di incremento dei livelli di sicurezza antincendio, come citavo prima, sostituzione di grandi apparecchi biomediche che sono giunte a fine vita e che ci consentono di migliorare, come dicevo prima, sia le diagnosi che i tempi di attesa, potenziamento della rete territoriale con particolare riferimento all'assistenza psichiatrica. Questo è un altro punto molto importante per accompagnare la presa in carico anche dal punto di vista psichiatrico e innovazioni tecnologiche, poi un monitoraggio delle strutture, degli impianti, delle apparecchiature. E queste sono risorse disponibili e risorse che andiamo a investire nell'anno 2021. Ecco, quindi queste sono le due delibere sugli investimenti e mi fermo qua. Grazie all'assessore vicepresidente Moratti. Se ci sono domande, anche in questo caso, se avete domande per un determinato soggetto, cerchiamo di accorparle, almeno evitiamo di fare avanti e indietro. Prego, se vi presentate. Vai, Chiara. Sì, salve, Baldi La Stampa. Io ho un po' di domande, secondo me posso rispondere sia Moratti che Fontana se hanno voglia. Allora, la prima cosa un paio al massimo perché okay, sono riassumo. Con lei. La prima cosa che non ho capito, ma forse è sfuggita a me, io non ho capito quando parte la campagna vaccinale massiva, perché qualche settimana fa si era parlato di un 12 aprile. Volevo sapere se è confermato... Quando avremo la certezza che arrivano i vaccini? Per ora non sappiamo. Noi abbiamo indicativamente convinzione che arriveranno intorno all'inizio di aprile, però per ora la certezza... Quindi non voi non avete, scusi, solo per chiarire, voi non avete una programmazione delle consegne che saranno fatte, diciamo, da metà marzo la programmazione... in poi, o almeno da aprile in poi? Noi abbiamo una programmazione che non è ancora quella che permetterebbe l'inizio di una campagna massiva. Abbiamo una programmazione che è quella che stiamo avendo in questo periodo, che ci consente di fare una parte della vaccinazione in maniera anche piuttosto contenuta, perché mancano i vaccini.
i vaccini, ma non sappiamo quando arriveranno la grande quantità di vaccini. Ok. D'altro canto, se posso aggiungere, sì, noi dobbiamo comunque prepararci alla campagna, quindi quello che abbiamo deliberato come giunta è proprio il modello che ci consente, che ci ha consentito di individuare i centri massivi, di individuare il personale necessario, di individuare tutto quello che deve essere organizzato preventivamente per poter poi partire effettivamente quando potremo partire. Quindi la delibera era necessaria, quindi per esempio anche il cambio rispetto a poste era necessario, perché nel momento in cui potremo partire avremo già deciso con che piattaforma, con che modalità, quindi quello che abbiamo fatto adesso è proprio per poter essere pronti quando arriveranno i vaccini. Allo stato attuale, con la programmazione di vaccini che abbiamo, no, la risposta è che non partiamo con la campagna massiva, partiremo appena sarà possibile. Ok, grazie. Scusate, chiedo solo un'altra cosa perché io non ho capito la risposta di Bertolaso e forse è un mio errore. C'è la possibilità che la Lombardia vada in zona rossa a partire dall'8 marzo o in zona arancione rafforzata? Guardi, bisogna aspettare che ci arrivino i dati dal Comitato Tecnico Scientifico e a quel punto si potranno fare le valutazioni del caso. Adesso viviamo monitorando costantemente la situazione, cercando di capire se si presentano delle situazioni di particolare pericolosità, intervenendo su quelle che eventualmente possono essere situazioni di pericolosità. Ma è inutile che si possa dire entreremo o non entreremo, ce lo diranno i dati. Per il momento noi stiamo monitorando la situazione e la situazione è quella nella quale ci troviamo. Quindi una zona arancione con alcune evidenze di particolare difficoltà sono zone che sono state trasformate in zona arancione scuro, diciamo, arancione rafforzato. Altre cose, cosa succederà domani? Io spero che domani si interrompa il contagio, ma non posso dirglielo. Ultima domanda, Montanari di Repubblica, prego. Sì, in realtà sono due brevissime, una per il Presidente e una per la Vicepresidente. Allora, a Fontana mi permetto cortesemente di insistere sulla domanda in un altro modo della collega della stampa, nel senso che lei è sempre stato molto prudente, ha sempre detto che non bisogna abbassare la guardia e soprattutto avete condotto anche una lotta che adesso forse produrrà qualche risultato nel tavolo che ho visto annunciare dal ministro Gelmini sul fatto che le decisioni non vanno dette all'ultimo momento. Allora, purtroppo la situazione, c'era ricordata Bertolaso prima, dice addirittura l'Italia sta scivolando verso la zona rossa. Qui è stata fatta questa scelta che ha soprattutto come obiettivo le scuole, non come perché possono essere un veicolo, no? Quindi salvo gli asili in queste zone, dove in queste province, in tutti questi comuni dove, e anche nel resto d'Italia. Allora, io non voglio anticipare quello che deciderà la cabina di regia, che deciderete insieme venerdì, ma da Presidente della Lombardia, oggi, con questa situazione, lei si sente più di dire che questa ricetta dell'arancione rafforzato va estesa a tutta la regione, visto l'andamento delle varianti? Allora, guardi, noi stiamo monitorando costantemente, giornalmente la situazione. Laddove si rappresentino delle situazioni di arancione scuro, per usare questo termine brutto, le applichiamo immediatamente. Quindi non ci sono situazioni in questo momento che devono portare una modifica. Oggi pomeriggio riguardiamo i dati, se dovessimo individuare una parte di provincia, qualche comune che hanno una situazione particolarmente impegnativa, particolarmente grave, interverremo e cercheremo di assumere il provvedimento utile per cercare di fermare l'evoluzione della pandemia. Ecco, invece alla Vicepresidente volevo chiedere, mi sembra che lei stessa, anche prima in commissione, ma il giudizio di Bertolaso sul portale è stato molto pesante, anche le proteste che sono arrivate, la decisione in attesa di quando partirà la campagna massiva di affidarsi a Poste Italiane, mi sembra di capire che
che è una certificazione che non ha funzionato il portale della regione, quello gestito da Aria, o come è andata? E soprattutto quando partirà? Cioè dobbiamo aspettare che arrivino i vaccini anche per capire quando partirà questo portale di Poste Italiane? Allora, Poste non usa solo il portale, la scelta di Poste è una scelta che deriva da diverse componenti, quindi Poste ha un accordo con l'esercito, quindi ha un monitoraggio che parte da Pratica di Mare e fa un tracciamento delle consegne facendo un abbinamento delle dosi delle prime rispetto alle seconde, quindi la scelta di Poste è una scelta che è motivata da un'analisi ampia delle possibilità che ci sono state offerte da Poste. Un'altra ovviamente punto importante è che Poste ce lo fa gratuitamente, quindi anche questo ovviamente è stato un motivo che ci ha portato alla scelta di Poste. Quindi direi che la scelta di Poste rispetto ad Aria è una scelta più ampia. Ovviamente in questa scelta più ampia ricade anche il fatto che ci sono state delle criticità, sono criticità che in parte abbiamo superate, in parte pensiamo di superare, però la scelta di andare verso Poste è una scelta strutturale per tutte le motivazioni che sono le motivazioni che ho detto, compreso per esempio il fatto che i cittadini possono avere 4 date di scelta, quindi diciamo che sono diverse le motivazioni che ci hanno portato a Poste. Grazie dunque a tutti coloro che ci hanno seguito e arrivederci a un prossimo appuntamento con Regione Lombardia. Grazie. Da 3 settimane per essere alla piattaforma è già disponibile, stiamo iniziando con un programma di formazione e quindi sarà operativa fra 3 settimane. Grazie.